Buonasera a tutti e a tutte gli spettatori e le spettatrici di Piazza del Mercato. Oggi siamo qua con Paolo Cirino Pomicino, l'onorevole e anche dottore che sappiamo è stato un politico di lungo corso della nostra Prima Repubblica. Infatti è stato ministro diverse volte sotto il governo di Mita, sotto il governo Andreotti 6 e il governo Andreotti 7. Inoltre, in tempi più recenti, è stato anche europarlamentare. Oggi siamo qui per parlare con lui e ringraziamo ulteriormente per la sua presenza e disponibilità di Tangentopoli di Mani Pulite da un punto di vista personale e politico. Ok, comincio io con la prima domanda. Intanto ringrazio Anna e Sofia per la partecipazione a questa intervista assieme a me. Ringrazio anche l'onorevole Cirino Pomicino per la sua disponibilità. Io vado dritto al punto e chiedo, insomma, proprio perché lei è stato uno dei principali protagonisti della Prima Repubblica, chiedo quale clima si è respirato ai tempi di quelle inchieste che sembravano davvero travolgere quello che era un sistema, quello della Prima Repubblica, e se ce lo vuole dire anche, secondo lei, perché è accaduto. Ma quello che si respirava era il tentativo fin troppo scoperto di un disegno politico molto preciso, molto puntuale. Badate bene che io non sono tra quelli che parla del disegno politico per nascondere le responsabilità della cosiddetta Prima Repubblica. Anzi, definiamola subito la responsabilità della Prima Repubblica, così possiamo andare più tranquilli nel proseguire nelle domande e nelle risposte. La responsabilità della Prima Repubblica, dell'intera Prima Repubblica, è di non aver spiegato per filo e per segno l'esigenza che la politica aveva e continua ad avere sempre il bisogno di risorse per poter essere praticata nella maniera più democratica possibile. Questo avviene sotto tutte le latitudini, però nel caso italiano c'era diciamo, un peso antico, che era la cultura cattocomunista, cioè in parte per responsabilità dei cattolici, in parte per responsabilità dei comunisti, per entrambi per i quali c'era l'idea che il denaro era lo sterco del diavolo, come si usa dire. E non abbiamo mai spiegato fino in fondo le esigenze vere. È vero che la politica aveva in termini finanziari. Questo che cosa, perché questo accadeva? Perché in realtà esisteva e continua a esistere anche nel nostro paese un'opinione per la quale se un imprenditore, un cittadino qualsiasi, un'associazione dà un contributo ad un politico, a un parlamentare, a un consigliere regionale o a un partito, quel contributo è l'atto iniziale di un fatto corruttivo che se non è arrivato ancora, prima o poi arriverà. Questa opinione fa sì che tutti quelli che vogliono contribuire per libera scelta, perché in realtà sostengono quel partito, sostengono quel politico, in realtà lo fanno, ma lo vogliono fare sotto il banco, come io dico, e non in maniera trasparente, come avviene ad esempio nei paesi anglosassoni e in particolare negli Stati Uniti d'America. Ma perché questo avviene? Io questo ve lo voglio sottolineare. Perché ogni fenomeno è legato all'opinione che si ha nella società. Nella società americana, nella società anglosassone, è acquisito che la politica ha bisogno di risorse. E quindi è molto meglio farlo sul piano trasparente, perché questo consentirà di sapere che il Partito Democratico, nel caso degli Stati Uniti o il Partito Repubblicano, avranno certi sponsor piuttosto che altri, e quindi anche nelle politiche successive si vedrà se in realtà fanno politiche che favoriscono gli interessi di chi in realtà ha determinato o meno il contributo a questo o a quel partito. Da noi invece, come vi ho detto prima, c'era e c'è ancora oggi questa idea che un contributo a un partito è una prenotazione di un atto corruttivo, lasciatemi dire in questa maniera. Quindi questa è stata la nostra responsabilità grave, è vero, per la quale abbiamo fatto nel 74 una legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che era in realtà un finanziamento di stento, consentiva a qualcuno di essere eletto in consiglio comunale,
visto le limitazioni finanziarie che poneva ai contribuenti. Detta la nostra responsabilità, in verità tutti sapevano, magistrati compreso, che in realtà il finanziamento dei partiti era in parte regolare e in larga parte irregolare, nel senso che veniva violata. Quale cosa veniva violata? Veniva violata l'obbligo di denunciare alle camere di appartenenza il contributo ricevuto. In realtà nessuno lo dichiarava e per giunta neanche gli imprenditori, che pure avrebbero avuto un beneficio fiscale da questo punto di vista, per le ragioni che vi ho spiegato all'inizio, cioè per l'impressione che nell'opinione pubblica questo contributo aveva sia per la parte politica sia per la parte imprenditoriale. Naturalmente, cosa è accaduto? Io vi devo ringrazio, mi sfugge il nome del mio interlocutore. Nicolò. Nicolò mi ha domandato alla fine della domanda perché è accaduto. Io vi devo raccontare un fatto che ho raccontato e ho scritto nella prima pagina del mio primo libro. Ne ho scritto 4 di libri, è vero, ed è un fatto che nessuno poi ha contestato, perché era un fatto, appunto. E i fatti non si contestano, si registrano, tutt'al più. Io ebbi nella primavera del 1991 una visita di un mio carissimo amico, che era l'ingegner Carlo De Benedetti, che mi venne a spiegare che lui, insieme a una serie di altri amici autorevoli, autorevolissimi sul piano economico, stavano mettendo a punto un disegno politico per modificare gli assetti politici che il paese si era dato da ormai circa 40 anni. E mi chiedeva se io volessi in realtà essere della partita. Anzi, mi disse scherzando, noi eravamo molto amici, anche se avevamo idee totalmente diverse, ma avevamo un'empatia reciproca. Anzi, mi disse, io vorrei che tu fossi il mio ministro. Io dissi scherzando, gli risposi, ma guardi, mi hai spiazzato, perché in realtà io e Andreotti l'altro giorno parlavamo che volevamo fare un progetto industriale e ti volevo chiedere se tu volevi essere il nostro imprenditore. La buttai allo scherzo, naturalmente, per far capire il primato della politica che era nella mia concezione. Che cosa in realtà spiegava Carlo De Benedetti? Che era giunto il momento di modificare quel quadro politico che aveva governato per tantissimi anni, con un saldo certamente positivo, ma questo è altro tema, ma naturalmente uno può avere un'opinione diversa, ma che in realtà andava modificato, e volevano che in realtà la cosiddetta borghesia economica, il salotto buono del capitalismo italiano, che aveva peraltro il controllo di larga parte dell'informazione, potesse essere la testa di un nuovo governo, mentre invece le braccia del nuovo governo, è vero, i paria, se mi è consentito l'espressione, era il Partito Comunista, che aveva visto il crollo del comunismo internazionale nell'89 e nella primavera del 91, proprio durante il periodo in cui Carlo mi venne a trovare, aveva fatto il congresso a Rimini, si era spaccato con Rifondazione e aveva addirittura cancellato dal suo simbolo la parola comunista. Questo dato di fatto perché ve lo racconto? Perché in realtà io sapevo che cosa stava a significare quello che stava accadendo, e devo dire che l'avevo spiegato anche un anno prima, appunto dopo la visita di Carlo, anche ai miei autorevoli amici della Democrazia Cristiana, i quali, come spesso mi è capitato nella vita, pensavano che la mia immaginazione, la mia fretta nel vedere qualcosa che si avvicinava, mi aveva spinto a spiegare loro che prima o poi sarebbe arrivato questo tsunami. La verità è che arrivò, e arrivò perché si trattava di aspettare un caso banale, come fu quello di Chiesa, che era un caso banalissimo, per iniziare a fare che cosa? A fare l'operazione banale. Si metteva in carcere uno, si diceva, se tu mi dici una cosa nei riguardi di Tizio, di Caio, esci. E naturalmente quello non solo diceva una cosa, ma ne diceva 101 cose.
E di questa vicenda anche, se voi andate sul mio blog www.paologirinopomicino.it, nella rubrica Storie di ordinaria follia, io racconto uno di questi casi. Quando nel 2003 io e Andreotti andammo a Milano per ricordare Guido Carli nel decennale della sua morte. Uscendo dal convegno, io fui fermato da un signore piuttosto robusto, alto, che si avvicinò e mi disse: «Ministro, come sta? Mi riconosce?» Io lo guardai e disse: «Io sono mortificato, ma non mi ricordo». E questa persona mi disse: «Guardi, non si deve scusare, perché noi non ci conosciamo. Eppure, secondo il dottor Di Pietro, io le avrei dato 400 milioni. Anzi, le devo dire che sono io a scusarmi, perché ero in carcere e per uscire ho dovuto dire che sì, avevo dato 400 milioni a lei. Sono mortificato, le chiedo scusa». Mi chiamo Airoldi, che sono il vice direttore, il vicepresidente, scusi, della Padania Assicurazione. Questo episodio, che è ormai agli atti della Camera, è la testimonianza del metodo con il quale si affrontava la vicenda, ed era un metodo innovativo, mi lasci passare il termine, ma perché c'era la necessità di ottenere assolutamente una serie di notizie senza dei quali il problema più generale, l'alternativa, l'azzeramento dei partiti che avevano vinto peraltro la battaglia della storia, non ci sarebbe stata. Per dirla in parole povere, quel disegno politico sarebbe riuscito a una condizione: se in realtà il paese avrebbe avuto sotto gli occhi il fatto che in realtà era stato governato per 40 anni da corrotti e da mafiosi. Per cui la procura di Milano, la procura di Palermo e la procura di Napoli si mossero in parallelo e per molti anni hanno dato l'impressione che appunto noi eravamo mafiosi e corrotti. Tutto qua. Ringrazio l'onorevole per la risposta. Secondo lei, senza queste inchieste, si sarebbe in parte evitato un progressivo peggioramento della classe dirigente e la scomparsa dei partiti tradizionali intesi come strumenti di formazione per chi si accingeva a ricoprire incarichi politici? Sì, ma vede, l'allora vicenda ha determinato quello che era nell'ambito dell'obiettivo dettomi dall'ingegner De Benedetti, però quell'obiettivo messo nelle mani dei dilettanti, senza offendere i dilettanti, ha determinato poi delle cose ridicole, perché gli stessi autori di quel disegno politico sono stati indagati, condannati e arrestati. Quindi siamo veramente al dilettantismo più assoluto. La verità è che naturalmente con la caduta del muro di Berlino e la caduta del crollo del comunismo internazionale, il Partito Comunista, per rappresentare la sua classe dirigente, per presentarsi come la nuova dirigenza, aveva bisogno di fare alcune cose. Primo, cancellare il termine comunista, e lo ha fatto nel convegno del 91. Poi avrebbe dovuto spiegare che in realtà tutti gli altri partiti erano, come ho detto prima, corrotti e mafiosi, e dovevano azzerare tutte le altre culture politiche. Per cui non c'era più alcuna cultura politica che si poteva un attimo, che poteva esistere nel nostro paese, al punto tale che voi vi dovreste domandare, dirò voi per dire io, per dire chi ha voglia di comprendere che cosa è accaduto, qual è il motivo per il quale improvvisamente l'Italia è l'unico paese tra i 27 stati dell'Unione che non ha più un partito socialista, un partito popolare o democratico cristiano, un partito liberale e un partito verde, cioè le quattro famiglie politiche che governano i 27 stati europei sotto forme diverse, è vero, e che garantiscono anche, sono largamente maggioritari anche nel Parlamento europeo. Come mai noi riabbiamo inventato il Partito Popolare? Noi riabbiamo avuto per all'inizio, alla fine dell'Ottocento, il Partito Socialista, adesso non li abbiamo più. C'è un motivo perché questo è accaduto,
E chi ne ha tratto beneficio di questo? Io lo dico con molto cinismo. Se il disegno politico del quale mi aveva parlato De Benedetti, che si è realizzato, avesse partorito una classe dirigente all'altezza della situazione, tanto che il nostro paese fosse diventato un paese di avanguardia sotto i vari profili, beh, in politica, chi fa politica sa che può arrivare uno tsunami che lo travolge. Benissimo, nessuna difficoltà e nemmeno risentimenti. Ma noi abbiamo, dopo 28 anni di azzeramento della classe politica, abbiamo alcuni dati che voi dovete cortesemente registrare, perché io spero che la nostra chiacchierata sia registrata. E cioè, noi in 28 anni l'Italia è cresciuta dello 0,8% all'anno, cioè fra gli ultimi dei paesi per tasso di crescita dell'Unione Europea. Tenga presente che negli anni 80 l'Italia cresceva del 2,6% l'anno, in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, voglio dire, così come lo 0,8 è al netto dell'inflazione, naturalmente. Abbiamo avuto in questi 28 anni che la povertà non solo non è stata abolita, come disse dai balconi di Palazzo Chigi Luigi Di Maio, ma è stata raddoppiata, è arrivata in realtà al 10%. Lo stesso tasso di disoccupazione è passato dal 5% al 10%, qualche volta l'ha superato, qualche volta è messo sotto il 10%, ma ancora oggi è superiore al 9%. Il mio Mezzogiorno, non so se voi di quale parte d'Italia siete, ma il mio Mezzogiorno nel 1992 aveva 6 milioni e 600 mila occupati, dati Svimez, non dati Pomicino, dati Svimez. Dopo circa 27 anni, e cioè al 31 dicembre 2019, cioè prima della pandemia, il Mezzogiorno non aveva più 6 milioni e 600 mila occupati, ma aveva 6 milioni e 100 mila occupati, cioè aveva perduto 500 mila posti di lavoro. Questi dati, accoppiati alla totale irrilevanza internazionale, pensate un attimo solo a due cose semplici. Noi eravamo internazionalmente riconosciuti come il punto di riferimento dei paesi occidentali nei riguardi della Libia. Oggi la Libia, grazie alle follie fatte per interessi economici dalla Francia e dalla Gran Bretagna, e con una opposizione italiana, in quel momento era presidente del Consiglio Berlusconi, ma la sua irrilevanza politica fu tale che, pure non essendo d'accordo, non riuscì a fermare il bombardamento nei riguardi di Gheddafi. Noi non è che avevamo l'amore per Gheddafi, naturalmente, però sapevamo che in realtà la eliminazione di Gheddafi avrebbe fatto esplodere il governo delle tribù libiche, con tutti i problemi annessi e connessi. Per cui in questi 28 anni abbiamo smesso di essere un punto di riferimento sul piano internazionale. Per la Libia sono arrivati i turchi di Erdogan e i mercenari di Putin. Ma per spiegare qual era la nostra rilevanza internazionale, anche qui io amo sempre sostenere un'opinione con un fatto. Nel 1991, voi siete troppo giovani per ricordarlo, ci fu l'invasione dell'Iraq sul Kuwait e ci fu una sorta di, si chiamò all'epoca, un'azione di polizia internazionale, cioè una forza internazionale, è vero, sbarcò nel Kuwait e in realtà respinse le truppe di Saddam, è vero, nel proprio perimetro dell'Iraq. In quel momento Bush padre, presidente degli Stati Uniti d'America, voleva in realtà invadere sin da quel momento l'Iraq di Saddam Hussein e telefonò ad Andreotti, presidente del Consiglio in quel momento, e Andreotti gli spiegò che in realtà rimuovere Saddam Hussein dalla guida dell'Iraq avrebbe determinato una fibrillazione dell'intera area medio orientale e spiegò per quale motivo sarebbe stato
più utile mantenere ancora il regime di Saddam tentando di far strutturare uno Stato alle sue spalle. Ipotesi, quella di Andreotti, condivisa da Mitterrand, presidente francese, e da Helmut Kohl, cancelliere tedesco. Il presidente americano, dopo queste delucidazioni, queste valutazioni dei suoi alleati europei, decise di non invadere più l'Iraq. 10 anni dopo, scomparsa la Prima Repubblica, scomparsa Mitterrand, scomparsa Andreotti, Bush figlio invase l'Iraq di Saddam Hussein, nonostante gli ispettori dell'ONU non avessero trovato alcun indizio per le famose bombe chimiche di cui si parlava che Saddam stava preparando. Racconto questo fatto per dire come, da un lato, abbiamo perso il minimo di presenza sulla Libia, perché in realtà abbiamo consentito la rimozione di un dittatore che tale era, è vero, però dietro quel dittatore c'era il disastro peggiore del dittatore, come è avvenuto. Alla stessa maniera sarebbe avvenuto e avvenne dopo che il Bush figlio fece l'iniziativa che vi ho ricordato, per cui dal 1998-99 in poi tutta l'area medio orientale è attraversata da tensione, da governi drammatici, da morte, da violenze. Lo scontro con Saddam, lo scontro con l'islamismo e lo jihadismo molto forte, il problema dell'Iran, lo scontro tra i curdi e i turchi, insomma tutto quello che in realtà aveva illustrato Giulio Andreotti nella chiacchierata con il presidente americano Bush. Ma vedete, anche qui la politica è una cosa maledettamente seria, ha bisogno di un talento, ma ha bisogno anche di un'esperienza. Senza l'esperienza, il talento lo si mette in un quadro al muro, perché in realtà non ha la capacità di avvertire per tempo e non ha la capacità, che nasce proprio dall'esperienza, di poter un attimo trovare le soluzioni per i vari problemi che la politica deve affrontare, sia sul piano interno che sul piano internazionale. Ecco perché in realtà la Seconda Repubblica, tutti i dati che io vi ho citato e che sono dati incontrovertibili, non depone che noi eravamo più bravi e questi erano meno bravi. Noi eravamo politici, questi non lo sono. Una volta si diceva: tu fai il politico e diventi noto, fai il ministro e diventi noto. Nessuno mi conosceva fino a quando io non ho fatto il presidente della commissione bilancio o il ministro della Repubblica. Adesso si è invertito il reclutamento. Tu sei noto e allora vieni a fare la politica. Tu sei un grande medico, vieni a fare la politica. Tu sei un grande ingegnere, sei una star, vieni a fare la politica. Cioè, e abbiamo invertito, la mediaticità ha preso il posto della sostanza politica. Ecco perché poi i risultati non si vedono. Ritorno un attimo io sul tema di Mani Pulite e delle inchieste. All'inizio di questa intervista noi abbiamo detto che una parte del finanziamento ai partiti era regolare, un'altra invece era irregolare. Ma io chiedo a lei, onorevole Cino Pomicino, quale sarebbe stata però l'alternativa a una situazione di questo tipo? Cioè, le inchieste non sono una diretta emanazione di questo problema. Comunque sia, a un problema di finanziamento illecito ai partiti bisognava comunque porre rimedio. E quale sarebbe stata l'alternativa se non le inchieste? È una domanda volutamente provocatoria, però... Non è provocatoria. L'alternativa è quello che vi ho accennato prima. Se noi avessimo avuto il coraggio politico di spiegare all'opinione pubblica che la politica aveva bisogno di risorse, i miei amici, io li ho fatti venire nei processi, hanno testimoniato che mi finanziavano le campagne elettorali, mie e dei miei amici, l'avrebbero fatto volentieri sul piano, come dire, trasparente. Perché? Perché oltretutto avrebbero avuto un beneficio fiscale. È vero, perché una parte di quel finanziamento sarebbe stato deducibile,
dalla massa imponibile. Non l'ho fatto, non si fece, perché in realtà noi abbiamo avuto quella mancanza, quella irresponsabilità, che nel quarantennio non abbiamo spiegato quello che in realtà era necessario allo svolgimento della politica democratica. Vedete, il reclutamento dei politici è una cosa molto delicata. Il finanziamento pubblico e il finanziamento trasparente consente di far arrivare in Parlamento anche le classi meno abbienti, mentre invece oggi, quando tutto è cancellato, delle due l'una: o arriva il disoccupato, perché in realtà c'è la pesca a strascico, come è avvenuto nel caso dei 5 Stelle, perché in realtà non c'è più il voto di preferenza e quindi l'elettore non sceglie niente, sì e no sceglie il partito, è vero? E dall'altro lato, oppure arrivano gli uomini di grande posizione finanziaria che non hanno un problema di chiedere contributi, perché in realtà hanno risorse proprie che possono investire. Quindi il reclutamento della classe dirigente è un elemento essenziale per la tenuta democratica di un paese, perché più largo è la platea attraverso la quale si recluta, migliore è la democrazia. E senza soldi, per dirla con una battuta molto cattolica, senza soldi non si cantano le messe, come si dice così nei proverbi popolari. Quindi c'è bisogno di disciplinare anche il contributo privato. E la disciplina qual è? È che come si fa il 5 per 1000, è vero, per la Chiesa Cattolica, per le altre, per le onlus, per le tante altre cose? Noi dovremmo poter fare non il 2 per 1000, ma il 5, il 7 per 1000, l'8 per 1000, perché in realtà si possa garantire al sistema politico italiano, possa consentire le risorse necessarie per svolgere quella funzione, senza della quale, appunto, che cosa avviene oggi? Che in realtà non ci sono più i riferimenti nelle grandi città o nelle piccoli centri, che una volta c'erano le sezioni dei partiti dove si discuteva, si ragionava, si litigava, ma in questa maniera c'era una selezione darwiniana delle idee e della classe dirigente. Quindi è un tema di fondo che peraltro non ha toccato solo il nostro paese. Helmut Kohl si è ritirato dalla politica perché in realtà ebbe un finanziamento che non aveva dichiarato al Bundestag. Lo stesso Chirac, nello stesso periodo, in realtà ebbe un episodio, alcuni episodi di questo tipo qui. C'è un mantra che si è sempre detto, ma questa è un'opinione, non è un fatto, che diceva che in realtà l'altra sponda dell'Atlantico era molto preoccupato dell'Unione Europea, perché la moneta unica dell'Europa, cioè l'euro, avrebbe intaccato la signoria del dollaro. Tenete presente che il dollaro è ancora oggi la moneta per eccellenza di riserva per tutti gli stati del mondo, e quindi è una signoria, come si suol dire. Oggi l'euro ha recuperato, ha tolto una parte di questa signoria caricandosi sulle sue spalle. Questo avrebbe consentito che gli Stati Uniti d'America in qualche maniera avrebbero avuto qualche ruolo, ma questa è un'opinione e quindi come tale la dico, ma non è documentata da alcun fatto, cosa che invece negli altri casi io sono sempre attento a ragionare sui fatti accertati e condivisi da tutti. Il dato vero quindi è che noi ci troviamo dinanzi a una classe dirigente che è priva di ogni esperienza. Non è un caso che alla fine arriviamo a un punto tale che questo Parlamento ha ridotto finanche se stesso, perché c'era un'onda antipolitica per cui i parlamentari erano spinti al suicidio politico naturalmente. La eliminazione di 335, se non vado errato, parlamentari tra deputati e senatori ha ridotto che cosa? Ha ridotto la rappresentatività democratica del paese. Per dirla in maniera più semplice, Francia, Gran Bretagna e Germania
hanno un deputato ogni 100-110.000 abitanti, qualcuno anche a 95.000 abitanti. Noi con la riforma ne abbiamo uno ogni 150.000. Ridurre la rappresentatività può sembrare un orpello snobistico, non lo è, perché nel caso specifico ci saranno alcuni territori che non avranno rappresentanti in Parlamento e questo è un elemento vulnerabile nei riguardi del sistema democratico del Paese. Ma purtroppo la spinta al suicidio, l'antipolitica è stata tale che gli stessi politici facevano caragiri, ecco, e nessuno aveva, come dire, la forza di dire quello che ha detto Joe Biden commentando l'aggressione dei trumpisti al congresso degli Stati Uniti d'America, quando commentandolo disse: questo non è una casa di uomini privilegiati, questo è il congresso degli Stati Uniti d'America ed è la casa della sovranità popolare degli Stati Uniti. Nessuno dei nostri amici ha avuto il coraggio e la dignità di fare una dichiarazione di questo genere. Ringrazio l'onorevole per la risposta e io volevo fare una domanda invece con l'attualità, diciamo. Prego. Diciamo che con Mani Pulite e Tangentopoli si è riformato il sistema elettorale, passato da un proporzionale a un sistema misto però prettamente maggioritario. Adesso, passando appunto all'attualità, vediamo un'inversione di tendenza, soprattutto dopo la rielezione del Presidente della Repubblica Mattarella, ci sono, diciamo, delle parti politiche che spingono per ritornare ad un sistema elettorale proporzionale. Un sistema proporzionale di cui sappiamo già tutti i pro e i contro, contro che molti elencano soprattutto nei lunghi tempi per effettivamente costruire un governo, nelle trattazioni, nei negoziati fra partiti. Lei crede che per risolvere la situazione non molto stabile della politica attuale serva effettivamente un sistema elettorale proporzionale oppure potrebbe esserci un'altra soluzione? Grazie per la domanda. Io ho accettato volentieri questa chiacchierata con voi perché sapevo che eravate persone molto giovani, quindi la giovinezza passa rapidamente, però è giusto che noi anziani si debba essere generosi. I miei anziani sono stati generosi nei miei confronti, nei confronti della mia generazione e credo sia giusto che da parte nostra, per quello che si può, naturalmente, si possa essere generosi nel parlare con voi ogni qualvolta è possibile. Tenga presente su una cosa che lei ha detto all'inizio di farmi fare una chiosa. Pensi che la debolezza del sistema politico attuale è tale che per la seconda volta non è stato capace di eleggere un Presidente della Repubblica. E in questa legislatura, per tutti e tre i governi, non sono stati capaci di individuare un parlamentare capace di guidare un governo. Questo sta a significare cosa? Che in nessuna democrazia parlamentare del mondo i governi sono guidati da un esterno al Parlamento. Quindi è la spia drammatica della debolezza culturale e politica dell'attuale Parlamento. Detto questo, veniamo alla legge elettorale. Se mi posso permettere una similitudine, anzi una domanda come al solito, ma che cos'è la legge elettorale? La legge elettorale è una macchina fotografica che deve rilevare le opzioni politiche di un paese. Naturalmente la fotografia tu la puoi ritoccare, come è noto, ma non la puoi cambiare. Allora, il ritocco sarebbe la soglia di accesso al Parlamento, per esempio, i collegi più piccoli o più grandi, ma non puoi cambiare la fotografia. Perché c'è in alcuni paesi funziona il maggioritario e in altro funziona il proporzionale? Perché se le opzioni politiche di un paese, nella società di quel paese, sono di fatto bipartitiche, il sistema maggioritario funziona. È il caso della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America. Sono due soltanto, tu fotografi, quindi il problema o proporzionale o non proporzionale, è vero, il maggioritario funziona. Quando hai invece un paese che ha 4, 5,
sei opzioni politiche vere, non quelle finte, non i partiti sportivi o nomignoli di vario genere, tu finisci, se metti un sistema maggioritario, costringi le forze politiche a fare una cosa che è fuori dalla logica della democrazia parlamentare. E cioè che cosa? Fai le alleanze prima delle elezioni. Nelle democrazie parlamentari si sa che è il Parlamento che fa e disfa le maggioranze. Questo è avvenuto in Gran Bretagna, nella Spagna, prima di tutti i paesi. Non è un caso che tutti i 27 paesi, tranne la Francia, che è una democrazia presidenziale, tutti i paesi hanno un sistema proporzionale. Perché il sistema proporzionale? Perché naturalmente se metti una soglia fra il 4 e il 5%, evitando quindi la frantumazione, tu hai la certezza di avere un numero ridotto di partiti con i quali è facilmente è possibile fare un governo anche piuttosto solido. La Germania ci dà la dimostrazione. La Germania ha un sistema proporzionale, ha un cancellierato, è vero, il cancelliere, l'ultimo cancelliere, la Merkel è stata per 15 anni, lo stesso è stato Adenauer, e anche i socialisti sono stati per una o due legislature. Da noi invece che cosa è accaduto? Che nel sistema maggioritario, per le ragioni che ci siamo detti, e contrariamente a quello che lei nella domanda giustamente ha ripetuto, perché è il mantra che voi sentite ogni giorno sui giornali, il sistema maggioritario in 27 anni ha avuto 16 governi. Io ve li posso anche elencare e ve li posso un attimo dire, perché credo di ricordarmeli tutti, ma voglio dire, io parto dal 1994, quindi da Berlusconi, Dini, Prodi, D'Alema, Amato, Berlusconi, e poi per il resto, tutto, non mi fate dare tutto l'elenco, ma nei primi 5 anni noi abbiamo avuto 5 governi nei primi 5 anni. Però detto questo, la cosa più grave non sono che sono arrivati 16 governi, la cosa più grave è che sono cambiate 7 volte le maggioranze parlamentari. Nella prima repubblica è vero che c'erano governi che duravano poco, ma perché c'era una crisi politica di alcune forze politiche, in particolare i socialisti, che come voi sapete è vero, i socialisti hanno un vizio antico, quello di dividersi permanentemente. Qualche volta hanno tentato di riunirsi, infatti negli anni 60 i socialisti erano due, i partiti socialisti, si fusero e divennero tre dopo la fusione, perché si rispaccarono stavolta in tre partiti. Ma in realtà in quella occasione il sistema politico della Prima Repubblica era tale per cui il tema della solidità della maggioranza era totale. Infatti si diceva che la nostra era una democrazia incompiuta, perché la DC era sempre al governo. La verità è che il Partito Comunista non veniva votato per andare al governo, quindi non era la colpa della DC o dell'elettore, era la colpa di un partito comunista che in realtà veniva guidato alla guida dei comuni, ma non veniva affidato le sorti del paese. Nel caso specifico invece la rapida alternanza delle maggioranze crea quella sì una instabilità politica permanente, perché la maggioranza politica che cambia la linea di fondo in politica estera, in politica interna, in tutti gli settori importanti e strategici della vita del paese, mentre invece la stabilità di una maggioranza, ancorché dovesse cambiare il governo, se Andreotti stava al Ministero degli Esteri o ci stava Malfatti, poco mancava, era la stessa identica cosa. Se Craxi stava al governo o se ci stava Forlani, era la stessa identica cosa. Siamo cioè nell'ambito di una maggioranza particolare. Ma io non devo dimenticare una cosa importante, per cui si sta mettendo in moto un meccanismo pericoloso. Con la Seconda Repubblica, con il sistema maggioritario, è rinato quel fenomeno allucinante
del trasformismo parlamentare, che era tipico dello Stato liberale prefascista. Perché in quel periodo c'era il trasformismo parlamentare? Perché in quel periodo c'era di nuovo il sistema maggioritario e i collegi uninominali, ma non c'erano molti partiti di massa, per cui i candidati erano i notabili, diciamo così. E naturalmente c'erano appunto, e questo quello per me parisono, si cambiava casacca con grande rapidità. Tolto il periodo fascista, dove i partiti non c'erano più, nella Prima Repubblica questo non è mai avvenuto. Ma perché? Perché non solo c'erano i partiti che avevano una cultura, per cui c'era un senso di appartenenza. Quando abbiamo fatto il partito, il governo sostenuto anche dal PC, nessuno confondeva un democristiano da un comunista. Erano talmente forti le identità, per cui c'era il senso di appartenenza. E nessuno cambiò partito, tranne uno, che in realtà passò da un partito di maggioranza a un partito di opposizione, quindi non è che lo fece per interesse, ma lo fece e fu schiaffeggiato a Montecitorio, nel corridoio del transatlantico. A testimonianza di cosa? Che nel caso specifico il sistema proporzionale con le preferenze garantiva la stabilità, annullava il fenomeno del trasformismo parlamentare e c'erano i partiti che in realtà tenevano strette la propria identità. Si dice però che le preferenze richiedevano risorse importanti e qui ci riannodiamo a quello che abbiamo discusso prima, che senza le risorse necessarie la politica non si fa. Dopodiché, faccio un'iperbole, uscirà un autocrate di turno che naturalmente è vero, anche con, in maniera capitalistica, cioè se il sistema è questo, basta un po' di televisione, grandi risorse finanziarie, per cui si mette un titolo sportivo, un nominio a un partito e dopo dire abbiamo fatto un partito e lo abbiamo tenuto senza offesa per nessuno, ma il nostro amico Berlusconi è una persona che era fuori dalla politica, non è mai entrato fino in fondo nella politica, d'altra parte non ha creato neanche una dirigenza. Perché? Perché il sistema del personalismo, state attenti su questo aspetto se mi consentite, il personalismo crea un reclutamento della classe dirigente di tipo cortigiano. Il capo personale, il capo di un partito, già la parola capo era in disuso nella Prima Repubblica, perché il capo recluta i propri fedeli. E se il reclutamento assume la linea della tortigianeria, vince la mediocrità, non vince la meritocrazia. Mentre invece al contrario, io sono stato andreottiano, amico di Andreotti per 25 anni, ma i voti erano i miei, non erano di Andreotti. Ero io che davo i voti ad Andreotti nel congresso nazionale o se veniva a candidarsi a Napoli come capolista e non viceversa. Cioè c'erano i leader locali. Fate un esempio tra di voi. Vedete se ognuno di voi si ricorda a mente tre deputati, tre parlamentari, anche senatori, del centro-sinistra e tre del centro-destra nella vostra circoscrizione. E vedete quanta difficoltà avete nel ricordarvi esattamente chi sono. Perché i parlamentari, come dire, si è rotto il ponte tra l'elettorato e le istituzioni democratiche. Ma perché? Perché non c'è più la preferenza, perché il nome lo trovate stampigliato sulla scheda, o usate quello dove deve cambiare partito. Quindi voglio dire, siamo a questo livello di sfarinamento del sistema politico. Ecco perché nel caso dei stati europei, dove non c'è il bipartitismo, ma ci sono più partiti, più culture politiche, il sistema proporzionale è un sistema essenziale. Pensi che noi eravamo 9 partiti, i 5 che stavano al governo, 5 o 4 a seconda della rosa, poi c'era a destra, c'era il Movimento Sociale, è vero? E poi c'era a sinistra, c'erano i radicali, i verdi,
il Partito Comunista e la sinistra indipendente, che era poi una sorta di garçonnier del Partito Comunista Italiano. Ma eravamo questi. Ma perché eravamo? Non avevamo bisogno neanche della soglia di accesso. Ma perché questo avveniva? Perché avevamo l'identità che era pregnante sia per l'eletto sia per l'elettore, che quindi aveva, sì, poi all'elezione c'era un punto in più, un punto in meno, però in realtà erano difficili che tu abbandonavi la tua identità per sceglierne un'altra. Ed era un tema profondo su questo terreno. Ecco perché io non sono nostalgico, io sono però profondamente democratico. So i pericoli della democrazia se non c'è un'identità e se non c'è quello che dice la Costituzione a proposito dei partiti, quello che devono avere un metodo democratico. Oggi nessun partito ha al proprio interno un metodo democratico e le leadership non sono contendibili, il che naturalmente è l'esatto contrario di un sistema democratico. E con questa ultima risposta concludiamo questa nostra breve chiacchierata con l'onorevole Paolo Cirino Pomicino e colgo l'occasione per ringraziarla ancora perché è stata davvero una chiacchierata molto interessante e un punto di vista nuovo e diverso. Ringrazio anche Sofia e Nicolò. Posso chiedervi voi di che parte d'Italia siete? Dell'Emilia Romagna. Provincia di Modena, sì. Modena. Ah, bene, perfetto. Perfetto. Allora, auguri. Veramente, da quelle parti noi non eravamo proprio molto, molto acclamati. No. Però questo è un tema che riguardava tutto il sistema politico. Pensi che nel 1976, il primo anno in cui fui eletto deputato, nessuno voleva governare con la Democrazia Cristiana, ma tutti vollero che la DC governasse. Ma perché? Perché tutti sapevano che la DC era l'asse del sistema politico italiano. Quel ruolo oggi l'avrebbe dovuto fare il Partito Democratico e non lo riesce a fare. Ecco il dramma della crisi. Buona fortuna a voi altri e grazie per l'invito. Grazie ancora. Grazie a lei.